Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo weekly vlog. Questa settimana sarà super ricca di cose nuove, quindi nuove esperienze. Spero a fine settimana, voi adesso state vedendo l'inizio, quindi a fine video poi scopriremo cosa succederà questo weekend. Perché adesso vi racconto come sempre, mettetevi comodi, tanto vi piace quando vi racconto e vi parlo. Tanto mi sto riattaccando sti patch che ogni tanto si staccano, magari li tolgo visto che già ieri sera ho fatto una maschera perché mi deve venire il ciclo. Ovviamente mi escono i soliti due brufolini, cioè sempre due brufolini. Io ho una pelle bellissima, non mi posso lamentare, ma sempre sti cacchio di cose. Vi racconto un po' quello che è stato questo weekend. Allora, ogni volta appunto che mi deve venire il ciclo a me prende sempre un bruttissimo mal di testa. E ok, ormai sono abituata, so cosa fare, bla bla bla. Però secondo me si è aggravato tantissimo questa volta per quanto riguarda il caldo. Qui sta facendo veramente caldissimo. So che in Italia ha un pochino rinfrescato, quindi meglio per voi. Qui veramente una cosa invivibile. Infatti uscire proprio alle ore calde equivale alla morte. Quindi secondo me appunto questa cosa si è aggravata, quindi sono stata 2-3 giorni malissimo. Però ovviamente non mi posso fermare, devo comunque continuare a lavorare e fare le cose. Quindi diciamo me la sono vissuta un po' male. Mi sono un po' costretta di fare le cose, quindi quando è così mi destabilizza un po', però ok, tutto passato, meglio. Questi giorni sto lavorando a tantissime cose, specialmente sto facendo un po' più di TikTok, un po' più di mini vlog anche su Instagram, quindi andatemi a seguire lì, per favore supportate anche quel lato, che poi io sarò di parte, ma adoro vedere questo genere di video anche dagli altri, per magari appunto vedere un po' la città, scoprire delle cosine nuove. È interessante anche dei contenuti un pochino più brevi, che infatti anche adesso ne sto montando un altro. Mi sono accorta di avere un sacco di video di Busan, quelli che ho fatto sull'aereo 3 mesi fa che non ho mai caricato. Appunto in uno di questi miei giri sono finita al caffè dei BTS l'altro giorno, quello dove vado sempre sotto la Hybe, che come vi dico sempre è il mio posto sicuro nel mondo, anche se era pieno di gente perché ovviamente è weekend, quindi non ho potuto godermi l'esperienza appieno. Però è successa una cosa, perché quel giorno ero particolarmente giù, mi scrive una mia amica che abita qui, che ho conosciuto, e mi fa no perché sai bla 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 bla. E poi mi dice che ha trovato i biglietti per il concerto di Yoongi. Trovare i biglietti qua in Corea è tipo la cosa più difficile del mondo per i concerti. Io adesso, ok, ho tutto quello che si può avere anche per accedere agli account coreani. Quindi sai, dici, non è che sei sul sito global e quindi è diverso da quello coreano. No, 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 è proprio impossibile. Io non so, ancora devo capire come facciano. Comunque, l'altro giorno siamo andati appunto in un PC Bank, alla stanza quella appunto con tutti i computer. C'era connessione più veloce, quando dovete fare queste cose è meglio andare lì. Con Ross ci siamo messi, abbiamo provato, bla bla bla. Però è successa una situazione un po' spiacevole con altre tipe che erano lì intorno, quindi diciamo che ci hanno fatto un po' distrarre. Non saprei come altro dirlo in maniera un po' più carina. E quindi insomma abbiamo perso tutta la cosa. Altrimenti in questo momento avrei avuto sicuramente un biglietto, o forse chi lo sa, anche più di uno. Ho comprato biglietti in resell, non lo nascondo, purtroppo volente o nolente ragazzi, non dipende da me, ci sono tantissime persone che lucrano sopra questa cosa. Però un conto è se me lo rivendi ad un prezzo onesto, un conto è se ci devi fare 1000 passa euro sopra, anche meno. Lei mi ha scritto, mi ha detto l'ho trovato, un prezzo ragionevolissimo, bla 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 bla. Io ho detto ok, passami il contatto della ragazza, vedo un attimo se ha qualcosa. Ho trovato un biglietto, in realtà ho trovato più di un biglietto, però mi sono detta Ilaria, tu adesso sei una ragazza che si deve mantenere, vive l'altra parte del mondo da sola, andrò appunto all'ultima data. Sono molto contenta e anche un po' spaventata. Primo perché è il mio primo concerto in parterre ed è il mio primo concerto in soundcheck. Quindi vivere questa esperienza per un concerto di Yoongi, capite bene che mi emoziona particolarmente. Ho preso il biglietto appunto, non l'ho pagato neanche il doppio insomma di quello che è il valore originale, quindi sono veramente contentissima. Resell, prezzo di trasferimento, perché poi bisogna fare tutta una questione appunto di trasferimento, a parte dei soldi, ma proprio del biglietto da un account all'altro. Io poi ho Interpark coreano, quindi dovrebbe essere un po' più facile. In tutto ho pagato all'incirca 300 euro, però contate che il prezzo originale era all'incirca
170 forse euro, 180, una cosa del genere. Quindi ho detto, ok Ilaria, visto che lo vuoi particolarmente, facciamo questa cosa. Anche perché ormai mi ero un po' messa l'anima in pace con questo fatto di non vederlo. Cioè per me, dopo appunto l'ultimo fail era finita lì, poi ho aggiunto queste nuove date, ma è come se il mio cervello si rifiutasse di pensarle. Quindi sono contenta di questa occasione. Voi non avete idea. Ovviamente cercherò di portarvi con me il più possibile. Weekend, se tutto va bene, appunto, dovremmo andare. E appunto, a parte questa parentesi, come vi ho detto, caldo, caldo, caldo. Quindi questi giorni sono stata a casa, ho un po' sistemato, sto cercando di pulire i dannati vetri di queste finestre. Il problema è che per pulire quelli fuori dovrei uscire fuori, però ho paura di camminare sopra questa ringhierina. Forse rimarranno sporchi ancora per un po'. Vi faccio vedere, sperando che si veda la differenza, non so come si potrebbe vedere. Questa è la parte pulita, qui vedete che è ancora sporca, ma non è questo vetro dentro ovviamente, perché questi dentro li pulisco tranquillamente, ma è quello fuori, quindi dovrei camminare su questa cosa che... E tra l'altro, a parte che prima o poi, giuro, lo ripeto, vi faccio l'house tour, ma l'altro giorno mi sono anche messa a mettere a posto tutta la postazione make up, così posso finalmente registrare qualcosa. Devo comprare una ring light, devo andare da Daiso, vediamo se oggi riesco. Infatti ho, vedete, comprato questi cassettini, ho sistemato tutto così, questi qua, così, bla bla bla. Diciamo questi sono ancora quelli un po' incasinati, devo un attimo capire. Però anche qui ho cercato di sistemare meglio che potevo. Vediamo, perché la strada è ancora lunga. Comunque adesso vi metto un attimo a finire di montare delle rubine e per pranzo ci risentiamo con una bella clip, perché l'altro giorno sono andata a fare la spesa e ho comprato la pasta, quindi voglio fare assolutamente il sugo con la pasta. Cioè guardate, ho comprato proprio la garofalo e vabbè, ho comprato questa perché l'altra costava veramente troppo, quindi farò con questa. Allora ragazzi, voi non capite l'odore italiano che c'è in questo momento. Tra l'altro ho schiacciato i pelati, ho tolto la buccia perché io, dovete sapere, ho un problema con la buccia. Ovviamente schiacciate sempre i pelati con le mani rigorosamente. Poi vabbè, lo sapete che io ho un problema con la cipolla, quindi ne metto tanta e la lascio a pezzettoni. Comunque adesso lo faccio appunto andare un pochino, ci ho messo un po' di sale. Allora vi dico, vivendo qui non mi manca la cucina italiana, perché ripeto, io non sono mai stata particolarmente picky oppure attaccata insomma a questa cosa. Mi piace tantissimo il cibo coreano, quindi non mi lamento. Però quando ho fatto così e ho sentito questo sapore, vi giuro, mi ha fatto troppo strano. Chi è italiano e vive all'estero sicuramente mi può capire. È proprio una sensazione particolare, perché ok, da quando sono qui, cibo italiano che ho mangiato forse solo la pasta al pesto quando sono andata da Ross e la pizza. Poi lo spaghetto al sugo è tipo la mia cosa preferita nel mondo, in quanto proprio a pasta, cioè la semplicità assoluta. Beh dai, guardate, non è venuta malissima. Qui ho anche il mio finto parmigiano. Vi giuro, questo è un insulto a tutti gli italiani in ascolto. È lei. E lei. Ci dà un secondo per andare da Daiso. Vi giuro, meno male che mi porto sempre l'ombrello. Cioè, guardate, ma vi giuro che ha annebbiato tutto di un botto. E adesso, guardate, già sta flippendo. Comunque, sono andata a prendere la ring light che vi dicevo. Prego, cioè, dal vivo. Sembra una cosa tipo apocalittica. Cioè, tipo tutto. Ma come, però sapete quella nebbiolina un po' così. All'altro, cioè vedi tutto poi il momento ovviamente quando esco adesso. Beh, meno male che non sono riuscita a pulire i vetri. Vi giuro, penso l'acqua più brutta che ho preso in tutta la mia intera vita. Come sempre, io di tutte le ore del giorno quale devo beccare? Questa, perché sennò non sarei io, figuratevi. Tant'è che mi sono letteralmente spogliata, raga, alla porta. Non mi frega se qualcuno mi ha visto da fuori. Ho lasciato letteralmente tutto in quel segmento, perché almeno asciugo tutto lì e non faccio danni. Vi giuro, i vestiti zuppi. Se li strizzo esce l'acqua, guardate. Signore, lei si è salvato, pensa se uscivo con te. Un disastro. Comunque appunto, alla fine ho preso questa ring light qui, quindi adesso la mettiamo, la provo. E poi un po' di divisori per i cassettini. Questo in realtà è l'unico che ho preso per le spezie, perché voglio provarci a mettere le salse, le robe. Ok,
perché qui dentro, vedete, ce l'ho tutte un po' così, ma ogni volta è un casino, quindi vediamo come sistemarlo. Alla fine ho sistemato qua, diciamo, il daily per il viso, quindi vedete, ho messo questi così, anche se dietro c'è ancora spazio. Idem qui, anche se mi turba sempre tantissimo questa parte, devo capire come fare. Poi qui appunto c'è la ring light che funziona benissimo, devo dire. Guardate, qua si accende, poi si cambia ovviamente luce calda, fredda, mixta, eccetera. Cioè, alla fine per tipo 3 euro va più che bene. Comunque fa una luce discreta, quindi va bene. Ora proverò subito a vedere col telefono. Pausa filmetto, ultimamente sto facendo un revival di tutte le commedie americane praticamente. Questo è Come tiro in le vacanze, vi giuro, la combo dei personaggi mi fa morire. Nel mentre mi sono ordinata il pollo. Eccolo qua. Ah, tra l'altro carina questa postazione per i prossimi mukbang. Domani credo vi metterò il box delle domande su Instagram. Oh, mi hanno regalato una Pepsi, perché in teoria io non l'avevo messa. Poi ci sono le solite cose. Cetriolini, salsina piccantina. Qua c'è anche una powder che non so. Però devo prendere il bacchetto perché non c'è niente. Ho preso quello boneless. Questo è quello normale, questo è quello tipo agro piccante. Assaggiamo com'è. Finalmente mi sono fatta una doccia, non vedevo l'ora. Ho commesso probabilmente un passo falso. Cioè su Netflix hanno rimesso i Cesaroni e ho iniziato a vederli. Finirò in questo loop per non so quanto. Comunque per oggi è tutto, noi ci sentiamo direttamente domani. Buongiorno ragazzi, oggi buongiorno così, ho riniziato a vedere i Cesaroni, è da ieri che lo metto un po' di sottofondo, un po' lo guardo, i ricordi, ovviamente metto il VPN e poi vado su Netflix Italia. Qua sto pranzando, mi sono fatta il riso col tonno e le mie alghette che ci faccio tipo i raffini, è la cosa preferita del mondo. Ho già portato Ami stamattina perché ieri appunto non è uscito tutto il giorno e sentivo dei rumori fuori dalla porta. E mi ero completamente dimenticata che ieri mi sono messa a comprare delle cose su Coupang. Quindi adesso andiamo a vedere cosa mi è arrivato. Ta-da! Ah, ok, i detersivi. Allora, qui abbiamo il detergente per il pavimento. Perché ogni volta, ogni volta è un casino trovarli nei supermercati, eccetera. Quindi l'ho preso. Almeno lavo bene il pavimento con quello alla lavanda. C'era anche il limone, però proviamo lavanda. Poi qui ho preso un pacco di riso da tipo 2 kg. Perché mi sono stufata di comprare quello già pronto. Quindi ho detto ok, compro questa, la vaporiera, quella per il riso e risparmi. E questa qui è la macchina per farlo, la risiera, non so come si chiama, vaporiera, vabbè, comunque questa. E qui dentro, ragazzi, ho comprato l'ammorbidente perché ve l'ho detto anche negli scorsi video, non riuscivo a trovarlo. Che vuoi, continui, non c'è niente per te stavolta. L'ho trovato scontato, quindi perché non farselo arrivare. Tra l'altro 2 confezioni e ho preso questo qua. Sì, finalmente l'ammorbidente. Perché allora, io ho sempre avuto dei problemi a fare la lavatrice. Ovviamente adesso che vivo da sola capite bene che o lo fai o lo fai. Solo che mettendo solo il detersivo, ovviamente i capi d'abbigliamento non è che rilasciano questo forte odore, no? Invece a me piace sentire tutta la cosa profumata addosso. Quindi cioè, lo uso tipo istantaneamente. Credo la metterò lì. Tra l'altro, troppo carina. Vabbè, c'era la palettina con uno smile. Carina. Premete e l'aprite, anche abbastanza capiente devo dire. Ora dovrò capire cosa significa tutto ciò. Sicuramente questo accensione perché poco ma sicuro. Il riso, ah, non erano 2 kg, erano 3 kg. Ma guardate quanto è bello il chicco, è proprio differente da quello che abbiamo noi. Quindi così potrò evitare di comprare il cacchio di riso. Sono andata in una gelateria self-service, vi ho girato il TikTok quindi poi ve lo metto. Perché dovete sapere che qui in Corea i gelati, se andate al convenience store, costano di più. Perché ovviamente poi, cioè, devono pagare il tizio. Queste gelaterie self-service, voi entrate, prendete il gelato, pagate, fine. In Italia, impossibile, ovviamente, non ci sarebbe stato neanche mezzo gelato. Comunque, vi faccio vedere quali ho preso, perché ho trovato il TikTok di una ragazza l'altro giorno che faceva vedere tutti i gelati preferiti dei BTS. Di solito matchano molto bene i miei gusti, quindi... Allora, alcuni li ho già provati, tipo
questo qui con la castella così. Questo qua già l'ho provato, mi piace tantissimo. Tutti in realtà i gelati con i fagioli rossi mi piacciono molto. Questo qua invece è nuovo, che dovrebbe essere con le castagne. Questo anche. Contate che ho speso 5 euro per tutti questi. Comunque adesso in realtà non vorrei riandare a Hungria un'altra volta. Il problema è che dovrei andare nel mio vape shop a ricomprare il liquidino, perché ho provato ad andare qua vicino ma non ce l'avevo. Tra l'altro in questo shop gli ho parlato anche coreano, cioè vi giuro, un'esperienza mistica. Solo che ragazzi sono quasi le 5, non so se mi vado ad imbottigliarmi nel traffico. Ho deciso di andare perché se non esco di casa, sono due giorni che sono dentro casa, impazzisco, quindi farò le solite giri. Non capisco quanto è bello andare in giro per le strade e vedere i ragazzi con le skin care. Cioè, voi li vedete proprio luminosi, skin careati, glossati, bellissimo. Poi il ragazzo del vape shop non era quello di sempre. Sono entrato, ho fatto... Posso avere questo? E anche tu magari. Cioè ragazzi, Conde Boy perfetto proprio. Tossicissimo, un malessere ambulante. Wow. Comunque ogni volta che edito i video e sto in giro col telefono mi rendo conto che devo urlare di più, ma non mi viene mai da urlare qua. Comunque, adesso mi è arrivato il messaggio di una mia amica che mi ha chiesto se stasera sono libera. Più che altro perché è il suo compleanno. Quindi credo che ora riandrò verso casa e capirò cosa vogliono fare, anzi prima capirò cosa vogliono fare e poi deciderò di andare appunto verso casa. Ok, ho appena ricevuto il biglietto di Yoongi per il concerto. Non potete capire, una ansia in meno gigantesca, bellissimo. È il mio primissimo big floor innanzitutto. Poi al Kespo Dome, che è un buco di posto, vi giuro, io me lo ricordo quando sono andata a vedere gli Stray Kids, quindi sono molto contenta. È il mio primo soundcheck, che altro dirvi? Tra l'altro penso lo scoprirete quando andrò, perché non voglio mettere nulla prima che la gente me la tira, quindi lasciamo perdere. Sono scesa la fermata di Shinsa, vi giuro quanto cambia da zona a zona. Qua mi dispiace, a parte un trigger warning continuo, perché ogni due passi c'è una clinica dimagrante. Avrei dovuto riprendere quella prima, che aveva fuori la mascottina fatta a forma di grasso, cioè era una adipocita che ballava nello schermo davanti alla clinica. E poi stanno tutti così, tutti giustificatissimi. Contate che la gente immobiliare me l'ha fatto vedere delle case qua, pensate se io fossi venuta a vedere qua. Ora sto andando al ristorante, ovviamente le mie amiche sono army, quindi stiamo andando al ristorante dei BTS.